è stato stabilito che documenti di orientamento strategico siano alla base di accesso ai fondi europei per il periodo 2007-2013 e come documento di orientamento strategico, meglio di un piano strategico, credo che ci sia poco da inventare. E in effetti questo strumento, che inizialmente, io lo confesso, ho avuto qualche difficoltà a comprendere, ho avuto difficoltà a impadronirmi di che cosa significa, perché noi, specialmente noi tecnici, siamo abituati a pensare ai piani come a strumenti deterministici che o ordinano di fare qualche cosa oppure dicono come si fa con qualche cosa, tipicamente gli strumenti urbanistici. Questo invece è un piano abbastanza immateriale, non prescrittivo, è uno strumento elastico e flessibile che però disegna le caratteristiche di un luogo fisico, le possibili finalità organizzative di un luogo fisico, il futuro di un luogo fisico, di una comunità. Nel caso nostro, questo luogo, poi dirò brevemente perché Caserta, se no si lo conosco tutti, è identificato in uno dei distretti individuali del BPR, e segnatamente il sistema di sviluppo urbano di 4, Caserta Antica Capua, individuata appunto dal PTR della Regione Calabria, che comprende i 23 comuni ai quali ho rivolto l'invito a riunirci, perché disegnare un piano strategico è qualcosa che eccede sempre i limiti di un territorio comunale. Nel caso nostro poi, scusate, solo comune non ha senso. Il piano strategico si occupa invece di un'area vasta nella quale si cerca di organizzare le idee in termini di infrastrutture, di sistema produttivo, di servizi formativi, di crescita culturale e sociale, quindi naturalmente ha un ambito di destinazione sovracomunale, e nel caso nostro poi questo sta sia nell'individuazione del PTR, ma sia pure nella realtà che viviamo tutti i giorni. Vogliamo che il destino di Caserta città possa essere separato da quello di Casa Punta, di Casa Giochi, di Caloni, di Santa Maria. Noi siamo l'unica città continua, di Porto, di Perto, insomma, non voglio nominare tutti quanti, ma è evidente che noi siamo un'unica città continua. Territorio, non perché nessuno debba mettere il naso in casa altrui, ma perché è opportuno e utile dichiararci insieme che cosa vogliamo fare di questo territorio, confrontare le nostre finalità anche per evitare duplicazioni ed omissioni. Faccio un esempio: se qualcuno ha in mente di fare un centro fiestico, è pensabile che ne faccia uno Maddaloni, uno Caserta? Sicuramente no, però se per caso Maddaloni e Caserta non ci avessero pensato e ci pensa Santa Maria, si rifletterà sull'opportunità di duplicare o di triplicare queste iniziative. In sostanza un disegno appunto strategico del destino della nostra comunità, che diventa tanto più necessario per noi se consideriamo che noi dobbiamo porci di fronte ad una realtà che per noi è stata sempre molto impegnativa, molto ingombrante, che è la realtà di Napoli. Questa comunità, questa conurbazione, che è diventata spesso il ricettore di esigenze di Napoli in termini abitativi, in termini di insediamenti produttivi. Pensiamo al distretto industriale di Marcianise, che largamente è diventato lo sfogatoio delle iniziative che sorgono nel territorio di Napoli. Per carità, se questo è organizzato e ben fatto, benvenuto sia. Io non dico affatto che Oro Mare non sia stato un buon acquisto, che il Foro della Qualità non sia stato un buon acquisto, però dobbiamo anche capire che oggi un imprenditore casertano che cerca una collocazione non la trova. Allora bisogna che si organizzino le idee per dare al nostro territorio una compiutezza
o complementare e coniugare a quella di Napoli, oppure alternativa a quella di Napoli, perché tra l'altro noi abbiamo una consistenza demografica che non è confrontabile con quella dell'area napoletana, ma una consistenza superficiale di attrezzatura strutturale che è ben superiore a quella dell'area napoletana. Ecco dunque che noi ci dobbiamo mettere al tavolino per iniziare insieme un processo di costruzione della città continua, e questo lo dobbiamo fare attraverso un'operazione di audit tra di noi, sindaci, ma anche di audit delle forze che operano sui nostri territori, le forze sociali, le forze produttive, l'imprenditoria, i professionisti specializzati, ascoltare, recepire, organizzare. Questo non perché il piano strategico poi diventi una maniera nel quale si va a riversare di tutto e di più, ma perché si possa fare poi una cerca delle idee buone per arrivare a concepire organicamente un futuro del nostro territorio. Come ci siamo organizzati per questo? Ecco, Caserta ha iniziato già questo percorso, è forse un diritto, ma soprattutto un dovere nella qualità di città capoluogo, e l'ha fatto dando ad una società specializzata l'incarico di predisporre il piano strategico, che è appena agli inizi. Comincia oggi l'attività, ha avuto una prima fase nel dicembre scorso, se non di confronto nel dicembre scorso. Oggi è la prima volta che ci si riunisce in forma associata per cominciare a discutere dei problemi comuni. Nella prima fase la società che svolge per Caserta questo servizio ha provveduto alla stesura dei primi documenti che fanno parte del nostro action plan, un piano di azione nel quale sono già pronti due documenti preliminari, uno che è un documento di indirizzo, un altro che è l'analisi territoriale, che sta a disposizione di tutti voi, vi viene consegnato ed è la base di partenza su cui si innesta la nostra discussione. In questo piano d'azione sono state identificate le grandi linee sulle quali si muoverà questa pianificazione strategica, 7 assi di azione, io li leggo tutti perché sia chiaro come procede questo piano, e che comprendono la riqualificazione ambientale del territorio, la sicurezza e la coesione sociale, l'armatura infrastrutturale, il sistema produttivo, il capitale umano, la qualità urbana, l'identità locale, comprendente beni culturali e ambientali. Voglio fare qualche esempio per capire come poi, dallo sviluppo delle idee relative a questi assi, vengono fuori azioni concrete. Noi abbiamo cominciato a farlo, è una delle più concrete, anzi per ora la più concreta, che abbiamo messo su anche per la sua straordinaria dimensione e per la valenza che ha nei confronti dell'intero territorio, è quella del Parco del Macchio, che oggi abbiamo presentato alla stampa, avendo ieri sottoscritto il protocollo d'intesa per il finanziamento di questa attività. Qui ci sono dei quadri che lo illustrano, ed è di interesse anche per questo tavolo, non soltanto come notizia così, tanto per apprendere che a Caserta si farà questa realizzazione, ma per capire di che tipo è una iniziativa strategica. È evidente che un parco di 330.000 metri quadrati attrezzato con iniziative importanti che sono quelle là descritte non ha la portata di un parco cittadino, non è la villa comunale, ma è un attrattore che porterà beneficio all'intero sistema urbano dei 23 comuni e anche oltre, proprio perché la sua dimensione strategica gli consente di esercitare una funzione anche economica nei confronti del territorio vasto. Tra l'altro è il ricettore e il contenitore